Bene, allora vogliamo cominciare. Benvenuti, benvenuti al Festival Francescano. Siamo all'ultima giornata, quella conclusiva, e benvenuti a questo momento. Il tema del nostro Festival Francescano è il dialogo, il dialogo fatto di parole. Attraverso parole incontriamo l'altro. Certo, il dialogo coinvolge tanti aspetti della nostra vita. Abbiamo parlato del dialogo tra giovani e adulti, parleremo del dialogo in famiglia. Certamente però il dialogo interreligioso è quello che forse attira subito l'attenzione quando si parla di dialogo. Bene, noi qui questa mattina vogliamo parlare proprio di questo dialogo fraterno, dialogo tra due teologi, uno cristiano e uno islamico. Certo, le religioni non dialogano in se stesse, sono magari i teologi, i credenti, che possono ed è opportuno che dialoghino fra di loro. Ecco, io credo che questo sarà un bel esempio di dialogo, dialogo tra due persone mature, tra due persone competenti, che ci indicheranno anche lo stile con cui si può dialogare, con cui ci si può conoscere meglio per collaborare, per costruire una umanità bella. Don Valentino Cottini è un autorevole islamista, fino a ieri professore e preside del Pisani, il famoso pontificio istituto di studi arabo-islamici. Dico bene? Quasi. Quasi, bene. Dopo troverà il modo di dire la cosa più precisa. Kamel Bayashi è nativo di Ippona. Vi dice niente Ippona? È interessante questo, eh? Molto bello. Nativo di Ippona in Algeria, è imam delle comunità islamiche del Veneto. Ecco, dialogheranno insieme, non solo per loro che si conoscono già, no? Kamel conosce bene il mondo cristiano, come Don Valentino conosce bene il mondo islamico. Aiuteranno noi a conoscere meglio le due religioni, ad indicarci il modo con cui possiamo dialogare e arricchirci a vicenda. Bene, potremmo cominciare con questa domanda semplice per così dire, ma che è poi un po' la base di tutto, cioè che cosa queste due grandi religioni hanno in comune e che cosa le distingue in modo forte. Perché per dialogare bisogna dirsi, bisogna presentarsi, bisogna conoscersi. Bene, diamo la parola prima di tutto a Kamel. Sì, allora intanto davvero un cordiale buongiorno a tutti. Felicissimo di essere qui con voi in questo ultimo giorno del Festival. A pochi giorni poi dal 4 ottobre, la giornata simbolo del dialogo interreligioso in Italia, felice di essere qui anche con il fratello Don Cottini e con il nostro moderatore. Che dire rispetto alle cose che accomunano le nostre rispettive religioni e le cose che invece ci fanno diversi.
Innanzitutto bisogna partire da questo presupposto concettuale, che il Dio ci ha creati diversi, la sua volontà ha fatto sì che gli uomini sono stati creati diversi per rispondere a questa sua sapiente volontà, e che la differenza, le differenze non sono di per sé un disvalore. Quindi a volte abbiamo paura, abbiamo qualche diffidenza, siamo prudenti quando incontriamo una persona che non risponde ai nostri canoni, ai nostri modi di vedere il mondo, al nostro modo di pensare o di vivere. Invece, proprio questa diversità può diventare uno stimolo per riscoprire il nostro patrimonio, quello che siamo, perfezionare la nostra adesione a questi valori, a questi principi, a questa pratica, a questo stile di vita, ma sempre con una prospettiva di incontro, una prospettiva dialogica con gli altri. Quindi questo è un primo presupposto importante, perché il rischio è che guardando il mondo, diciamo così, a colori, viviamo in una società oramai plurale, ci spaventiamo. Questa cosa può spaventare le persone se non partono da questo presupposto, che la diversità è una sapiente volontà di Dio. Però bisogna saper governare questa, no? Questo pluralismo, bisogna avere quella capacità, quell'intelligenza sociale, ma anche spirituale, per fare di questa diversità un mosaico, una cosa bella, no? E non una cosa che fa paura. Le cose che ci accomunano, penso innanzitutto, la prima cosa e la cosa più importante è che ci sentiamo creature di Dio, che siamo le creature di Dio e quindi siamo il frutto di un atto d'amore. Siamo tutti il frutto di un atto d'amore. Dio ci ha donato la vita, ci ha creati e poi ci ha chiesto di seguire, no? I suoi insegnamenti, di seguire la via che Lui ha tracciato per noi. Perché seguendo quella via noi possiamo vivere felici e armoniosi tra di noi. Credo che questa è la prima cosa, riconoscere che noi non siamo il frutto di un azzardo, non siamo il frutto di una decisione così azzardata, ma siamo proprio il frutto di un progetto che il Dio ha pensato su ognuno di noi. Ognuno di noi risponde ad un progetto personale che Dio ha deciso per noi e che noi siamo chiamati a seguire e a vivere. Poi quello che ci accomuna è anche vivere secondo la sua volontà in ogni attimo presente. Vivere secondo la volontà di Dio e esprimere la volontà di Dio nelle nostre piccole azioni e gesti quotidiani. Anche questo è importante. Oggi, nell'era dell'individualismo, il rischio che il fatto religioso diventi una cosa talmente privata e personale che quasi quasi ci vergogniamo di esprimerlo in pubblico. Oggi noi siamo chiamati anche
ad essere dei testimoni della nostra fede, testimoni anche dei valori che portiamo dentro e quindi che vogliamo mettere in pratica. Credo che mi limiterò a questo al momento, ma magari avremo occasione di ritornarci. Innanzitutto questo, valorizzare le differenze. Due, siamo creature di Dio, chiamate a fare la sua volontà in ogni attimo presente, ma soprattutto siamo chiamati ad essere dei testimoni nelle società, nella società in cui viviamo, nel quotidiano, testimoni della nostra fede e dei nostri valori. Bene, grazie. Grazie Cannelle. Che cosa abbiamo in comune? Questa creaturalità e questo bisogno di essere obbedienti, di ascoltare la vocazione che ci viene dall'alto, una vocazione comune. La stessa domanda a Don Valentino: che cosa abbiamo in comune, credenti islamici e credenti cristiani? Buona giornata a tutti e complimenti per questo magnifico festival che Bologna offre all'Italia e in qualche modo anche al mondo, ma un grande, immenso grazie alle famiglie francescane che si prestano per questo nell'ottavo centenario appunto della visita di San Francesco al Malik al-Kamil. Vorrei semplicemente riprendere quello che ha detto prima il fratello Kamel, perché certo se andiamo a rileggere quel bellissimo documento che spero abbiate tutti letto o che perlomeno lo leggerete, quello firmato da Papa Francesco e il grande imam di Al-Azhar il 4 febbraio scorso, viene sottolineato in questo documento proprio la fraternità e vengono sottolineati gli elementi che ci legano, che mettono insieme cristiani e musulmani, ma forse anche nell'intenzione di quel documento tutti gli uomini. Si parla in realtà della fraternità umana, ma essere fratelli, lo sappiamo, significa, io sono veronese e da noi si dice amor de fratei, amor de cortei, cioè che l'amore tra fratelli rischia anche di essere un amore piuttosto litigioso. Non a caso sia nella Bibbia sia nel Corano si parla di due figli di Adamo, Caino e Abele, che erano fratelli, e proprio perché erano fratelli uno ha ammazzato l'altro. Perché? Perché il desiderio di ognuno, probabilmente di ogni fratello, è di avere l'esclusiva, di avere il tutto. Si fa fatica a condividere e allora sembra che il fratello, e lo sappiamo benissimo, quando arriva un secondo figlio, un terzo figlio, con le gelosie che nascono tra fratelli, perché si ha l'impressione che chi viene dopo ci rubi un pezzo di ciò che noi pensavamo di avere tutto per noi. Ecco, questa cosa è successa, forse sta ancora succedendo anche tra cristiani e musulmani. Sono due religioni molto simili, nello stesso tempo, proprio perché sono sorelle, si ha come l'impressione che l'altro ci porti via qualche cosa che dovrebbe spettare a noi. Fratelli significa essere simili nell'origine, ma anche differenti. L'importante è non scambiare forse l'amore dei genitori, che è per tutti i figli, ma si pensa che un
in termini quantitativi sia più per uno che per l'altro, allora che questo rapporto non diventi conflittuale. Ebbene, la creazione certamente ci rende fratelli, siamo tutti figli di un unico Dio, lo dicono sia i cristiani sia i musulmani, misericordioso, onnipotente, che ha parlato agli uomini. Si è sentito prima, non vado molto lungo, che il dialogo si fa con le parole. Io dico che il dialogo si fa anche con il silenzio, soprattutto quando le parole diventano chiacchiere e non si sa di che cosa si parla. Lo spessore delle parole è il silenzio che ci sta dietro, e il silenzio che sta dietro alle parole è, dovrebbe essere ciò che gli dà spessore, ciò che gli dà la profondità perché le parole siano autentiche. Ed ecco, molte volte, proprio nel rapporto tra cristiani e musulmani, sono nate le incomprensioni sulle parole, ma anche le necessarie differenze sulle parole. Un Dio che ha parlato agli uomini è un Dio che rivela agli uomini che cosa dovrebbero fare, oppure che rivela se stesso, il suo spessore, la sua personalità, addirittura il suo figlio. Ecco, per esempio, ciò che ci divide. Un Dio che non è un solitario, ma è anche solitario, e nello stesso tempo è comunione. Allora è un Dio unico e un Dio unico da solo, è un Dio che fa comunione in sé, la Trinità. È un Dio che dice che rivela una parola che gli uomini devono osservare, o che addirittura viene nel Figlio. Ecco, sono le grandi differenze, se volete. Dopo ce ne sono anche altre, ma diceva prima Camel, questo allora ci fa ritirare? No, ci fa collaborare. Fratello non è solo ciò che sta dietro, ciò che ci lega. La fraternità è da costruire. Caino e Abele non l'hanno costruita. La fraternità sta davanti a noi come un ideale e non solo come una eredità. Ecco, e abbiamo così introdotto il tema delle differenze. Il figlio di Dio, la Trinità, forse è questa la differenza almeno teologica fondamentale. Ecco, lo chiediamo a Camilla. Scusami, non ho sentito la domanda, scusami. La differenza teologica fondamentale forse è nel Figlio, il Figlio di Dio e la Trinità. Forse si parte dal di lì e forse ci sono. Sì, altri. Sì, sì. No, mentre ascoltavo Don Cotini, volevo aggiungere questo, no? Io credo che un credente, quando è autentico, non può odiare. L'odio non è né musulmano né cristiano, non è religioso. L'odio nasce quando una persona si lascia trascinare dal maligno, quando si lascia trascinare dalla terra. Il musulmano credente, il cristiano credente, l'ebreo credente, il credente in generale, è una persona che ama per prima, capace di amare il prossimo, quindi l'amore orizzontale, perché solo questo nutre il suo amore verticale, solo questo aiuta la persona
a rafforzare il suo rapporto con il divino. La cosa principale, ovviamente, sulla quale musulmani e cristiani sono diversi, ovviamente, è la questione della Trinità e, per quanto riguarda i musulmani, la questione del Tawhid. Il Tawhid, cioè l'unicità di Dio. Dio per i musulmani è uno e unico, non è indivisibile, non è fatto di componenti, no? In comunione, ma è uno e unico. Su questo sì, c'è una differenza tra musulmani e cristiani, ma non per questo musulmani e cristiani devono trovare la giustificazione per litigare e per perdere di vista quell'enorme patrimonio comune su cui sono chiamati a lavorare e perdere di vista le loro responsabilità comuni che il documento sulla fratellanza umana del 4 febbraio scorso ha cercato di segnalare e mettere in evidenza. Su quello noi dovremmo lavorare insieme, nel rispetto poi delle differenze teologiche e non solo. Quindi, laddove è possibile costruire insieme, credo che lo facciamo per il bene delle nostre rispettive comunità religiose, ma anche per l'umanità intera. Laddove non è possibile trovare un'intesa, trovare un accordo, trovare una piazza comune, ci rispettiamo e ci riconosciamo comunque fratelli. Questo è molto importante. La questione della fede in Dio, chi è Dio per te, su questa questione musulmani, cristiani e anche gli ebrei abbiamo visioni diverse, posizioni diverse, ma questo non mi ha mai impedito, a me musulmano, a me imam nelle comunità islamiche, di cercare mio fratello cristiano, ebreo, credente, non credente, perché vedo in lui il volto di Dio. Vedo nel volto di ogni uomo il volto di Dio. E quindi sono chiamato ad avvicinarlo, ad amarlo, ad essere leale nei suoi confronti e di costruire assieme a lui quello che è bene per l'umanità. Ecco, collegata con questa vocazione a costruire umanità, no? A vedere nel volto di chiunque, credente anche e non credente, l'immagine di Dio, c'è il grande tema della libertà religiosa. Libertà religiosa, che è un tema così che ha provocato, quando è stato ricordato in quel documento sulla fratellanza umana in modo chiaro da Papa Francesco e dal grande imam, ha suscitato, almeno in certo mondo cattolico, una reazione forte. Ma come? Se l'unica religione vera è la nostra, perché dire che le diversità religiose fanno parte di un progetto di Dio e che è non solo permesso ma consigliabile la libertà religiosa, cioè ognuno deve essere libero di seguire quello che in coscienza ritiene vero, giusto, no? È qualcosa che è sembrato a certo mondo cattolico, dopo Camer ci dirà se ha creato problema anche in certo mondo musulmano, delle perplessità, delle obiezioni anche forti a Papa Francesco. Ma dove ci sta portando questo Papa, che non stia diventando eretico, no? O musulmano questo nostro Papa? Ecco, il tema della libertà religiosa invece viene da molto lontano, viene dal Concilio Vaticano II. Dico bene, Don Valentino?
Sì che dici bene, naturalmente, perché sa di ciò di cui sta parlando, naturalmente, ma viene soprattutto da due documenti molto importanti del Concilio Vaticano II, che è un piccolo documento della Dignitatis Humanae e un grosso documento che è invece la Gaudium et Spes. Questo, la libertà religiosa. Ciò che viene detto esattamente nel documento di Abu Dhabi, ve lo voglio leggere e poi lo preciso. La libertà, dice, è un diritto di ogni persona. Ciascuno gode della libertà di credo, di pensiero, di espressione e di azione. Il pluralismo e le diversità di religione, di colore, di sesso, di razza e di lingua sono una sapiente volontà divina con la quale Dio ha creato gli esseri umani. Questa sapienza divina è l'origine da cui deriva il diritto alla libertà di credo e alla libertà di essere diversi. Per questo si condanna il fatto di costringere la gente ad aderire a una certa religione o a una certa cultura, come pure di imporre uno stile di civiltà che gli altri non accettano. Qui dentro, in questo paragrafo, ci sono delle stilettate tremende da una parte e dall'altra. Ma la citazione, questa citazione sembra proprio una citazione del Corano. Sembra una citazione del Corano, là dove si dice a tutti voi abbiamo assegnato una certa via, eccetera, e dopo gareggiate nelle opere buone e solo... Sto citando il Corano, Dio alla fine deciderà chi di voi, le cose sulle quali avete discusso. Questo fatto di dire che la libertà religiosa è il frutto di una sapienza divina, è questo che ha creato scalpore dal punto di vista cattolico, ma poi lo ha suscitato anche dal punto di vista musulmano per altri motivi. La cosa interessante sulla quale solo mi fermo è che il Papa e il grande imam dicono: partiamo di qui, discutiamo, ma partiamo di qui, fotografando una situazione che è la situazione del mondo attualmente con tutte le sue diversità. Discutiamo quanto si vuole, ma partiamo di qui e vediamo che cosa si può fare adesso per andare avanti. E allora anche questa citazione sembra rivolta subito dopo al discorso di dire: dobbiamo lasciare ogni persona che sia libera non solo di esercitare il suo culto, la libertà di culto, ma anche di cambiare religione. E questa è la libertà di coscienza e la libertà religiosa. E sappiamo come questa affermazione che sto facendo ha suscitato e suscita molti problemi. No, non credo proprio che Papa Francesco sia un eretico. Io credo che sia piuttosto un profeta. Bene, sentiamo allora come questi temi, no, della libertà di culto, della libertà religiosa, della libertà di seguire la propria coscienza e di cambiare anche religione, se in coscienza uno pensa di avere trovato la verità, come questi principi che hanno creato un po' di problemi in certo mondo cattolico, ecco, come sono stati recepiti, presi, sentiti nel mondo islamico? Allora, intanto bisogna subito ribadire che il generoso Corano, il Corano al-Karim, ribadisce con forza che non può esserci costrizione nella fede. Dice Dio nella
seconda sura, al secondo capitolo, la Giovinca, non vi è costrizione nella fede. E quindi la fede, quando è frutto di costrizione, l'Islam, il Corano stesso, dice che non è autentica. Nessuno può essere costretto a credere o a non credere o a cambiare la sua fede religiosa. Questo è il principio di base. Come il musulmano affronta la questione della libertà religiosa? Ogni uomo è libero di credere o di non credere. Molti studiosi dell'Islam oggi, in particolar modo coloro che vivono l'Occidente, che conoscono, che sono a contatto con l'Occidente, molti sapienti stanno riflettendo, meditando sulla questione della conversione, quindi il passaggio ad un'altra religione. Questo lo stanno facendo il Consiglio Europeo per la Fatwa e la Ricerca, con sede in Irlanda, come lo sta facendo oggi per esempio il Consiglio dell'Ulema degli Stati Uniti e del Nord America. Quindi al momento su questa questione c'è un grande dibattito interno, perché si pensa che molte fatwa emanate secoli fa erano legate al contesto di allora, quindi al contesto storico, e non sono davvero l'espressione della volontà divina. Quindi su questo io mi aspetto personalmente che nei prossimi decenni su questa questione finalmente, dico io, andiamo oltre questo dibattito che è un po' sterile. Oggi un altro aspetto importante su cui il documento di Abu Dhabi si è soffermato, credo che è urgente in un mondo globale dove le nazioni sono diventate società plurali, lo vogliamo o non lo vogliamo, e non parlo soltanto del Medio Oriente, parlo anche dell'Occidente, dell'Europa nella fattispecie, uscire e andare oltre la logica maggioranza e minoranza. Perché oggi occorre lavorare assieme per una cittadinanza piena. Ogni cittadino deve godere dei suoi pieni diritti di libertà religiosa e di libertà di culto. Ogni comunità religiosa deve avere il diritto di organizzarsi come meglio pensa, dal momento che rispetta alcuni canoni, diciamo, di legge. Nel rispetto della legge che ci accomuna, noi siamo chiamati poi ad esercitare liberamente la nostra ritualità, la nostra esperienza spirituale e religiosa. La questione della cittadinanza piena riguarda certamente paesi come l'Egitto, come il Marocco, come l'Algeria, come la Tunisia, come altri paesi dove ci sono delle comunità cristiane, ebrei e non solo, ma riguarda anche paesi come la Cina oggi, dove milioni di musulmani si trovano segregati, no? E siccome la Cina è un grande mercato, quindi nessuno ne parla. Ci sono tantissimi bambini musulmani, donne, uomini, eccetera, vengono segregati in campi, non mi piace usare questo termine perché è brutale, campi di concentramento. Quindi di questo dobbiamo parlare. Dobbiamo parlare della posizione delle comunità cristiane ed ebrei nel mondo islamico. E se io musulmano non difendo il diritto del cristiano che sta in Medio Oriente, sono musulmano non autentico. Non sono musulmano autentico se non difendo il diritto di ogni uomo di professare la fede che vuole o di non credere, perché questo è il Corano. Questo è l'essenza
dell'insegnamento coranico, l'essenza dell'insegnamento profetico. Il profeta Muhammad, che Dio lo benedica e l'abbia in gloria, ci ha dato un grandissimo esempio con la carta della Medina. La carta della Medina, per chi non è, diciamo, non conosce, è quella carta che il profeta ha firmato una volta, no? Quando ha fatto l'emigrazione dalla Mecca alla Medina e ha fatto della Medina la sua città-stato. Lì ha trovato una grossa comunità di ebrei e qualche cristiano e ha detto: in questa città non posso imporre la mia logica e la mia visione del mondo, devo trovare un terreno comune, dei valori comuni in cui tutti si sentino cittadini pieni, cittadini che hanno dei diritti e dei doveri. Questo è l'esempio profetico che io musulmano devo seguire e devo insegnare e trasmettere agli altri. La libertà religiosa in Occidente riguarda anche i diritti delle numerose comunità musulmane che vivono oggi in Europa, parlo dell'Europa occidentale in questo caso. Oggi i musulmani d'Italia, visto che parliamo delle cose, diciamo, che ci fanno anche male, vedere 2.600.000 musulmani d'Italia, la seconda comunità religiosa del paese, dopo quella cattolica, che ancora non ha un'intesa con lo Stato, quando la Costituzione nell'articolo 8 prevede un'intesa. Le prime comunità che hanno presentato una bozza allo Stato italiano nel 90-91, cioè allora chi è nato nel 90 oggi quanti anni ha? Questi ragazzi cresciuti in Italia sono cresciuti senza strutture, senza luoghi di aggregazione, senza la possibilità di formare adeguatamente le nuove generazioni, cittadini italiani di fede islamica che crescono senza fede. Allora, io sono il primo a dire: difenderò il diritto del cristiano, dell'ebreo, del non credente in Algeria, in Egitto, in Marocco, nel mondo musulmano o a maggioranza, scusate, non uso più questo termine, diciamo nel mondo dove ci sono gli stati islamici, ma vorrei che anche qui in Italia i miei concittadini considerassero la possibilità di aiutare i musulmani di parlare con chi governa questo paese, perché anche i musulmani finalmente possono avere luoghi di culto dignitosi e non cantine e non capannoni e non luoghi lontani, invisibili. Credo che su questo noi non dobbiamo dividerci. Sulla questione della libertà religiosa dobbiamo trovare quell'intesa, fare della libertà religiosa un terreno comune per difendere il diritto sacrosanto alla libertà religiosa, alla libertà di culto di ogni uomo in ogni società. Bene, e siamo andati decisamente verso il concreto, verso il sociale, verso il politico. Ecco, sentiamo adesso Don Valentino per sentire che cosa può dire di questo diritto di cittadinanza. Nel documento firmato ad Abu Dhabi si dice: vediamo di passare dall'impostazione maggioranze e minoranze nei paesi, che creano sempre discriminazione, come accennava Camel, al pieno diritto di cittadinanza, da cui derivano poi luoghi di culto per tutti, dignitosi, eccetera, eccetera. Sentiamo Don Valentino.
Quando si parla di cittadinanza bisognerebbe prima di tutto mettersi d'accordo su che cosa significa, perché ci sono veramente delle differenze culturali a volte sul termine stesso, e vale la pena comunque di ragionarci a fondo, perché probabilmente non è dappertutto nel nostro mondo variegato, il concetto di cittadinanza non è uguale dappertutto. Noi ne parliamo nel nostro mondo occidentale perché riconosciamo chiaramente i fondamenti di questa nostra cultura che affondano fino a 500 anni fa perlomeno, e poi in seguito la rivoluzione francese e tutto quello che è uscito. Tra l'altro sarebbe interessante, proprio sul discorso di prima, riflettere sul trinomio della rivoluzione francese: liberté, égalité, fraternité. Stranamente questo termine di fraternità è diffuso solo in alcune costituzioni, ma in altre, nella maggior parte, non è di per sé riflesso, mentre le altre due sì. Allora, chiaramente il concetto di cittadinanza come cittadinanza lo pensiamo noi, deriva dal nostro tipo di cultura, che è il fatto che tutti gli uomini nascono uguali nei diritti e uguali nei doveri. Ma dopo come declinare esattamente questo concetto, il problema è piuttosto complesso. Ma non voglio entrare in questo discorso, ma per dire che insomma nel momento in cui, proprio per rispetto delle parole, nel momento in cui si parla di un termine, questo termine deve essere sempre declinato per non rischiare appunto di essere fraintesi. E sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto poco fa Camel a proposito del diritto. Cioè, per quanto riguarda l'Italia, stiamo andando avanti da molto tempo su questo discorso, a proposito non solo della cittadinanza, ma a proposito del riconoscimento dell'intesa tra lo Stato italiano e di comunità musulmane presenti nel territorio. E c'è da dire anche un altro fatto, che i musulmani presenti sul territorio italiano sono in molte derivazioni diverse e hanno molte anche associazioni diverse che ancora, purtroppo bisogna dirlo, fanno fatica a mettersi d'accordo, e di conseguenza questo diventa uno degli ostacoli principali al pieno riconoscimento della libertà, se volete, anche dal punto di vista del riconoscimento insomma da parte dello Stato. L'ultima di queste, che ha avuto critiche da una parte e dall'altra, però sono dei tentativi in ogni caso di avvicinamento all'intesa, è proprio di 2 anni fa, è del 2017, quando si parla del patto nazionale per un Islam italiano, in maniera tale che non si dica per esempio comunità musulmane in Italia, ma comunità musulmane italiane. Cioè sono cittadini italiani che sono musulmani. Vedete l'importanza delle parole. Per dialogare occorre che le parole siano chiare, univoche, non ambigue mai, altrimenti non ci si capisce più. Per questo dicevo il rapporto tra la parola e il silenzio, perché spesso si parla senza aver prima fatto silenzio e aver studiato anche le implicazioni delle parole. Mentre invece dal punto di vista, dico invece perché è vero, dal punto di vista diciamo così ecclesiale, tra cristiani credenti e musulmani credenti si stanno facendo dei passi in Italia molto importanti, non solo
per obbedire al Papa, ma si era già cominciato prima, attraverso tutta una serie di contatti. L'ultimo che abbiamo avuto, per esempio, a livello nazionale, è stato il 29 giugno, quando nella moschea, nella grande moschea di Roma, si è fatto il terzo dei grandi meeting, diciamo, dei grandi incontri tra rappresentanze cristiane, ma a livello capillare, rappresentanti regionali di diverse parti d'Italia e rappresentanti delle principali, ma si è tentato di andare anche a scovare delle comunità magari musulmane meno importanti, diciamo tra virgolette, per cercare di cooperare insieme su valori condivisi. L'ultima volta abbiamo messo a tema, per esempio, il documento di Abu Dhabi, quello che abbiamo citato, ma nei prossimi anni, questo è già nella programmazione, si prenderanno in esame dei temi citati da questo documento, specifici, per esempio quello della libertà religiosa, per esempio quello della cittadinanza, per esempio il rapporto uomo-donna, eccetera, cose molto concrete, perché questo documento dice basta parlare ai massimi livelli e con i massimi sistemi, cerchiamo di arrivare al dunque, cerchiamo di essere concreti. E quello è ciò che stiamo cercando di fare da una parte e dall'altra, con una collaborazione bellissima, con un atteggiamento che io credo sia davvero l'unico a livello di dialogo che funziona. Non cristiani che preparano dei documenti che dicono delle cose sui musulmani che dicono o scrivono delle cose sui cristiani, ma lavorare insieme. Il documento di Abu Dhabi è nato dalla collaborazione stretta, è stato preparato insieme da cristiani e musulmani. Noi stiamo partendo a livello di Chiesa italiana e a livello di organizzazioni musulmane, principali perlomeno italiane, lavorando e programmando insieme. Ed è qui allora che vengono fuori sia gli elementi comuni sia anche le differenze, ma si lavora insieme. Non occorre andare a fare mille passi, ma che i cinque passi che si fanno siano condivisi. Posso aggiungere una parola su questo? Certo. Sì. Intanto che Campbell ci dice una parola di commento a quello che diceva Don Valentino, abbiamo poi 10 minuti, un quarto d'ora per vostre domande. Allora preparatevi e ci sarà qualcuno con il microfono e potete porre delle domande. Sì, allora intanto grazie a Don Valentino per il fatto di sottolineare che bisogna anche dare nome e cognome alle parole e non usare parole, come dire, che possono ammaliarle, che possono avere significati vari. È giusto non essere ambigui, e proprio perché non voglio essere ambiguo, credo che oggi i musulmani come comunità spirituale è parte integrante del paese, della società italiana, crede nei valori costituzionali, fa riferimento a questi valori costituzionali e ha dimostrato in molte occasioni di essere leale nei confronti del paese. E nonostante la presenza diverse organizzazioni islamiche apicali, quindi a livello nazionale, le istanze
delle comunità islamiche espresse per esempio dall'UCOI, dalla Moschea di Roma, dalla Coreis, che sono diciamo tre delle principali associazioni islamiche nazionali, sono praticamente le stesse. Se andiamo a leggere le bozze d'intesa che l'UCOI ha presentato, che la Moschea di Roma ha presentato, che la Coreis ha presentato, troviamo davvero molti punti in comune, sono le stesse richieste. Poi avvertiamo come musulmani, che questo credo che un pubblico italiano non musulmano debba sapere, avvertiamo che oggi manca una politica univoca sul rapporto con l'Islam italiano. Sentiamo che il rapporto o le posizioni politiche cambiano di stagione ad un'altra. Sembra che ci sia una politica di destra, di centro e di sinistra nei confronti di una comunità che oggi è cospicua, sono 2.600.000 persone, una stima ovviamente. Quindi quello che chiediamo è una politica univoca, una si dice in inglese roadmap, no? Come si dice in italiano? Foglio di marcia. In arabo si dice waraqat tariq. Ecco. E quindi un foglio di marcia con una tempistica precisa possibilmente, da ovviamente condividere con le istituzioni, un percorso che possa portare finalmente ad un riconoscimento pieno di questa cittadinanza di cui stiamo parlando, che non significa solo diritti, significa diritti e impegni e doveri e responsabilità. Il fatto che le organizzazioni islamiche sono numerose e quindi non si sa chi è l'interlocutore, un po', permettetemi di dirlo, questo è percepito e sentito all'interno delle comunità islamiche non tanto come un vero ostacolo, piuttosto perché i buddisti hanno due intese in Italia, eppure erano, come dire, gruppi diversi. Lo Stato ha trovato il modo di rispondere a bisogni primari di cittadini italiani o comunque cittadini residenti in Italia di fede buddista, nonostante le diverse espressioni del buddismo italiano. Lo Stato non ha trovato un problema a sottoscrivere due intese diverse. Andate a leggere le due intese. Con i musulmani da più di 30 anni sollecitiamo le istituzioni, ad ogni cambio di governo si ricomincia non da zero. Ci sono governi che si sono fermati allo zero, come se i musulmani non esistessero in Italia. Non hanno neanche guardato la questione, diciamo, dei musulmani in Italia. E questo, a mio avviso, non fa il bene dell'Italia. Io davvero, questo paese mi ha dato tantissimo, mi ha dato parecchio, mi sono riconoscente. Credo che le nuove generazioni di giovani musulmani nati e cresciuti in Italia, che fanno il tifo per la nazionale quando gioca, che si emozionano quando sentono l'inno nazionale, questi ragazzi che crescono, no? E sentono di essere cittadini di serie B, cittadini che non hanno i pieni diritti di cui godono tutti gli altri cittadini del paese. Credo che questa cosa davvero non fa il bene dell'Italia. Bene, grazie Daniel. E c'è qualche domanda? Prego.